Eccoci in questo weekly vlog che comincia il giovedì. Weekly si fa per dire. Non sono riuscita a registrare prima anche perché ho registrato degli altri video per cui alcuni li avete già visti. E, scusate, sempre il volante. Allora, quindi ho registrato altri video, ho avuto alcune cose da fare, per cui niente, non sono riuscita a registrare dei vlog, ma vediamo di recuperare in modo da farvi vivere nella nostra famiglia, farvi entrare nella nostra famiglia, anche perché nonostante problemi, nonostante tutto, devo ammettere che io sono molto orgogliosa della mia famiglia, quindi mi fa piacere farla conoscere. Va bene, allora, è giovedì, sono le 9 e 8 minuti, io ho portato i bambini a scuola, sono andata a fare la spesa Lidl per quello che mi mancava, ho preso tutto quello che mi mancava e anche qualcosa che c'era in offerta, appunto, che poi andrà nella prossima settimana, e sono molto soddisfatta perché sono stata all'interno del mio budget settimanale, che è allora, il budget settimanale è 150 euro, compresi i detersivi, compreso tutto, la spesa proprio in generale. Solitamente ultimamente riuscivo a diciamo starci dentro con molto meno, però siamo arrivati a un punto che ero proprio sprovvista di tutto, quindi ho dovuto fare anche dispensa, insomma, quindi comprare anche cose che mancavano, e per cui, insomma, questa settimana ho praticamente dato fondo a tutto il budget, però sono molto orgogliosa perché ci sono stata dentro, anzi ho risparmiato 2-3 euro. Il nostro metodo di risparmio, perché purtroppo, ma lo saprete anche voi perché comunque siamo tutti sulla stessa barca, alla fine, a meno che uno non guadagni 10.000 euro al mese, è difficile risparmiare, e almeno noi non ce la facciamo, nonostante, devo dire la verità, le guadagni bene con il suo lavoro, però e noi abbiamo la casa di proprietà e la macchina di proprietà, quindi non abbiamo mutuo, non abbiamo affitto, non abbiamo niente, grazie a Dio, grazie alla nonna dell'Ele che gli ha lasciato la casa in eredità, quindi non faccio quella, io ho pagato tutto, no, cioè se non fosse per lei saremmo ancora con mutuo e tutto, quindi grazie alla nonna dell'Ele, che ha perso l'anima sua, poverina, è venuta a mancare qualche anno fa, comunque durante il Covid, comunque. Due cose: la casa in campagna l'abbiamo venduta con una serie di peripezie, ma diciamo che comunque non c'è più, e faceva un po' tutto parte di quel grosso problemone di cui vi parlavo tempo fa, e fa tutto parte anche di una serie di problematiche che mi ha portato poi alla fine a non aver voglia di fare video e allontanarmi un po' da YouTube. Stamattina sono un po' con l'animo a terra, nel senso che ho fatto un po' fatica a lasciare Nicolas perché allora, sostanzialmente Nicolas e Mattia, tutte e due, quindi credo che sia un fattore genetico, hanno un problema di spettro autistico. Ora, come con la mia malattia, cioè come con la sclerosi multipla, quando si parla di spettro autistico si pensa il classico bambino che non guarda, non abbraccia, non parla, fa fatica. No, e nel nostro caso non è questo, ma ha una serie di problematiche che sono, ahimè e purtroppo, abbastanza
gravi per loro, nel senso che non gli permettono di vivere al meglio la vita, e questo mi fa molto male per loro, ovviamente. Sospettavamo che fossero ADHD, io lo sospetto ancora. Le neuropsichiatre, perché ne hanno due diverse, uno per uno, dicono di no. La neuropsichiatra di Mattia sostiene che di Nicolas sostiene che lui abbia appunto dei tratti autistici, e questi tratti autistici legati al fatto che lui sia, e lo ammetto, estremamente viziato, perché purtroppo, adesso poi uso termini che poi non rendono, comunque purtroppo è nato in un momento della mia vita in cui l'ho visto un po' come la redenzione, non so come, è difficile da dire, poi eventualmente anche lì qualche giorno vi parlerò di questa cosa. E così, adesso finisco di raccontarvi questa cosa e poi... E quindi cosa succede? Che lui ha grossissime difficoltà a scuola, quindi lui non ci vuole stare, ha tentato la fuga un paio di volte, ha degli scatti di rabbia eccessivi nei confronti delle cose, dei compagni e delle maestre. Quindi abbiamo fatto praticamente degli incontri con gli insegnanti che ci hanno permesso, allora scuola Pietro Giordani, non so se posso dirlo, comunque di Piacenza, è una scuola fantastica. Io devo ammettere che non pensavo, ma ho riscontrato sia negli insegnanti, nelle insegnanti che nel preside, un'umanità e una... conoscenza e una consapevolezza veramente grandi. Quindi praticamente hanno optato per fare a Nicolas una sorta di orario personalizzato in cui lui non dovrà stare a scuola tutte le 8 ore, perché lui fa le 40 ore settimanali, in modo che possa ambientarsi a scuola. Va bene, comunque stamattina non c'era verso, non voleva andare, solo che ci hanno detto non tenetelo a casa, non fategli capire che lui può stare a casa quando vuole, insomma un po' di problemi. Però poi alla fine mi sono seduta con lui sulle scale della scuola, gli ho parlato, e, anche se un po' riluttante, ha deciso di andare, quindi speriamo che vada tutto bene. Infatti oggi le andremo a prendere alle 2 invece che alle 4 sostanzialmente. Hanno deciso di fargli fare il pomeriggio solo il lunedì e il mercoledì, perché il mercoledì pomeriggio è inglese, quindi l'insegnante di inglese insomma ci teneva particolarmente che lui svolgesse questa attività, giustamente. E vediamo come va a finire. Niente, io sono arrivata, ho parcheggiato, speriamo di non prendere un'altra, ho preso un'altra multa, perché qua io, come dicevo, ho il garage piccolo, quindi la macchina non ci sta e devo parcheggiare, ma abitando vicino al centro di Piacenza, tutti quelli che lavorano anche in centro così parcheggiano qua, e quindi quando arrivo a quest'ora, verso le 9:15, 9:20, e è un disastro parcheggiare, è assurdo. E vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta. Quindi adesso io vado a casa, faccio colazione, prendo la mia pastiglia della terapia, e perché la devo prendere dopo colazione, perché una delle controindicazioni di questa pastiglia è che fa venire i flushing, lo chiamano loro, cioè praticamente le caldane, quindi diventi rossa bordeaux, un caldo della Madonna, e vabbè. E quindi faccio colazione, prendo la pastiglia, faccio i miei 10 minuti di yoga, i miei 10 minuti di meditazione, che davvero mi stanno aiutando tantissimo. E poi vi girerò il video dello svuota la spesa di Lidl, e poi visto che c'è a casa Lele ne approfitto e girerò due o tre video da caricarvi poi. E
Poi va niente, metto a posto la spesa, la devo registrare perché io uso l'app Nielsen, quella per essere panelista praticamente, quindi ti danno dei punti in cui, che tu puoi convertire in buoni Amazon, anche in altre cose, ma io convertirò in buoni Amazon. E basta, tutto lì. Siamo a 982 iscritti, mi sembra, quindi mancano 18 iscritti per fare poi appunto la puntata, il video relativo al premietto che ho riservato a voi, che spero vi piaccia. Ovviamente si tratta di beauty. E basta, quindi sono molto soddisfatta. I video non vanno su di tantissime visualizzazioni, ma io non mollo. Basta, scusate la faccia, ma io la mattina riesco solo a fare skincare, poi dopo mi trucco. Dopo, perché prima faccio yoga e poi mi trucco. Va bene, ho parlato abbastanza, 10 minuti, 11 minuti, ci vediamo poi nel corso della settimana, così poi lunedì vi posso caricare il video. Un drone? Non mi ricordo che tu come ho fatto. Devo andarci su con la faccia. Fammi la mossa degli occhiali. Frenare, non devi mettere avanti. Com'è la mossa degli occhiali? Sì, scusa, tutto bene? Saluta la mamma. Ciao mamma. Mi sono perso via. Ah, si è messo andare. Quindi cosa stai facendo? Sto sistemando la roba pulita. Perché? Eh? Perché? Perché. Perché qua non continua a lavare. Però un po' di mela. La vuoi? Se c'è sì. Te la mangi? Ok Google, accendi cucina. Grazie. Me lo ricordavo col tipo di mele, ma avevo ragione. Non dobbiamo scriverci che tutti i giorni dobbiamo fare i letti o passare la scopa o pulire i sanitari. Queste sono cose che vengono fatte ogni giorno indipendentemente. Vengono fatte delle cose e il menu plan e pianificare le pulizie. Ho dimenticato, perché ho spostato il giorno, che il martedì c'è la spesa settimanale, perché prima lo facevo in un altro giorno, invece lo faccio il martedì, perché il martedì io facendo spesa in due supermercati solitamente, l'MD e l'Op. Ragazzi, allora
in ballo dalle 8, adesso sono le 11 qualcosa. Scusate le riprese, non sono qua. Vabbè, la mia città è Piacenza, facciamo una cosa alla volta. Una volta era denominata la città delle 3C, caserme, chiese, casini. Questa, che è via Borghetto, aveva proprio le case delle signorine. Adesso ovviamente non ci sono più, però c'erano le signorine, chiese ovunque, bellissime alcune, e caserme ce ne sono 4 o 5, quindi ok, adesso cerchiamo di non farci prendere per matti. Ok, ripartiamo. Allora, dicevo, sono le 11 e qualcosa di sabato. Io sto andando a prendere Mattia, che una volta al mese fa appunto la lezione di coding. Lui è un informatico come suo papà. Vado a piedi perché la biblioteca dove fanno questa cosa, che è la biblioteca Gian Anguissola, che è quella per ragazzi, proprio stupenda, è in centro e quindi non ci si può arrivare con la macchina. A tal proposito, spero vivamente che di riuscire a fare presto l'invalidità, al di là di tutto per il discorso appunto dei parcheggi, di entrare in zona ZTL, perché mi fa male le gambe, faccio fatica a camminare. Chi mi segue lo sa, chi non mi segue ve lo dico, anche se magari lo ripeto tutti i giorni, però non tutti guardano tutti i miei video, anche se sarebbe bello. Ma io la sclerosi multipla, quindi soprattutto in questi giorni faccio molta fatica a camminare. Va bene, quindi oggi andremo, adesso sto andando a prendere Mattia, torniamo a casa, mangiamo con Lele, che poi dovrà partire, che oggi è lavorare fino a stanotte. Domani mattina dovrò uscire perché devo andare a prendere il regalo, perché c'è una festa di compleanno di un amichetto di Mattia, quindi domani mattina dobbiamo fare quello. E quindi niente, oggi è una bellissima giornata, c'è caldo, poi io ho caldo sempre, quindi sono in maniche corte, quindi volevo smanicarlo, ho un caldissimo. Prendo Mattia, ci andiamo dopo. Ho girato un attimo la telecamera perché volevo farvi vedere i rigoletti di Piacenza. C'è il bistro tartufo, fanno mangiare la sala del tartufo, e qui c'è la biblioteca Gian Anguissola, e qui si va in piazza Cavalli.